E se vi servono PSN Card, Xbox Gift, oppure PlayStation Plus, oppure Xbox Gold, potete trovare il link qui in descrizione. G2A sono veloci, sicuri e affidabili. Secondo episodio di Weekend League, ragazzi. Si parte subito con questa squadra. È praticamente una Premier League, 10 undicesimi di Premier League, quindi io la reputo appunto una Premier League, ragazzi. E questa partita, vedrete, ci saranno tre gol. Il primo arriva al 30, praticamente al 40esimo, con Jamie Vardy. Ragazzi, Vardy in questa partita mi ha fatto davvero incazzare, tra virgolette. Però poi arriva al secondo tempo, al 57esimo, il gol di Daniele De Rossi. De Rossi che fa il gol, un po' come Haaland, Zielinski, tutti i gol fanno. Poi arriva anche il gol di Vardy al 58esimo. Ecco, avete ben visto ora che si è bloccato il gioco. Ho notato questa cosa. Quest'anno, almeno questo ho notato io, questa è l'altra partita di cui non vi ho fatto vedere la squadra, perché ho avuto una dimenticanza. Questa partita invece è stata una sconfitta cocente. Qui guardate qui che erroraccio. Vabbè, dettagli, 3-0, anzi finirà 4-0 per il mio avversario, senza aver fatto nemmeno un gol. Ho notato che questo è il mio primo quit di questa Weekend League. Al 44esimo non potevo fare altro che quittare, cioè al primo tempo 4-0, al secondo tempo figurati, era meglio non vedere. Però in questa prossima partita, in questa nuova partita, la 12esima di Weekend League, arriva il gol di Zielinski, davvero bel gol. Però qua poi, se non sbaglio, è Criscito a fare la cacata e arriva il pareggio al 30esimo del mio avversario, ragazzi, con Ben Yedder che ne approfitta. Arriva anche il 2-1 al 33esimo con un bel gol, diciamo una bella azione, e però riusciamo a pareggiare dopo pochi minuti, scusate, con il gallo Belotti all'85esimo. Macis, ragazzi, inaspettatamente riesce a far uscire questo tiro dal cilindro. Ragazzi, Macis non mi è piaciuto proprio come ala, però ogni tanto una cosa decente la faceva. Vittoria per 2-3 in questa partita sofferta in rimonta, e ci sta, ragazzi, perché comunque abbiamo giocato meglio, almeno in carta e anche in game. Sono in argento 3 e devo dire una cosa molto molto positiva. Dall'argento 1 vi danno 2000 crediti. Qua vedete la cacata di Romagnoli, cioè non capisco perché abbia fatto quella cosa, perché se non sbaglio non c'era l'avversario. Infatti solo per quell'errore di Romagnoli abbiamo perso, mi ha fatto schifo praticamente, perché quell'errore per me si poteva evitare e Romagnoli per quell'errore appunto mi ha fatto incazzare, e non poco, ragazzi, e non poco. La 14esima partita, un'altra Premier League, ragazzi, davvero tante Premier League, con King, Joshua King in form, i due terzini della UEFA Champions League. Il primo gol arriva con questa azione di Firmino che si libera dalla marcatura, non so chi era quello lì che lo stava marcando, mi sembra De Rossi. Arriva il primo gol al 39esimo del mio avversario. Questa partita in casa la sto giocando, Firmino davvero forte. Arriva anche il 2-0 sempre con Firmino al 68esimo. Ragazzi, la partita si è messa un po' malino, però poi il mio avversario vuole regalarmi questo gol, io gli dico grazie e segno con Keita Balde. Stavo anche per sbagliare sinceramente, però vabbè, finisce così la partita 1-2, sconfitta in casa. E la partita è stata abbastanza equilibrata, ci stava anche un pareggio. La 15esima partita vede il mio dominio, con Zaza già in gol al secondo minuto di gioco. Zaza che andava veramente a tratti, poi ha fatto addirittura due gol con questo bel colpo di testa, che ci porta su 2-0 al 16esimo minuto. E già qui si vede già l'andazzo della partita. Al 20esimo arriva il gol di Zielinski. Ragazzi, Zielinski è fortissimo, fa un sacco di gol, nonostante abbia 70 di tiro. Tira di destro, di mancino, veloce, veramente un ottimo centrocampista. Arriva anche il gol di De Rossi, perché in quella fase di gioco stavo tirando davvero tantissimo, e De Rossi riesce a segnare con un bel long shot. Arriva il definitivo poi 5-0 con Macis addirittura di testa. Macis che fino ad allora non aveva azzeccato un colpo di testa, davvero non aveva azzeccato un colpo di testa, in questa occasione è riuscito a fare il gol appunto di testa. Partita vinta in casa per 5-0,
dominata, 21 tiri, 12 tiri in porta, 56, davvero dominata come partita. Arriva all'ottava vittoria e arriviamo in argento 2. La sedicesima partita, ragazzi, una bella squadra, davvero una bella squadra. Anche qui abbiamo Paulinho che è della Lega Cinese, però sono 10 undicesimi della Premier League, quindi la ripeto una Premier League. Il gol di Firmino, ragazzi, in questa Weekend League Firmino mi ha fatto veramente bestemmiare, sono sincero, ed è l'unico gol, l'unico gol. Si perde ancora una volta per 1-0. Si poteva fare meglio, avevo fatto molte occasioni, almeno un pareggio anche qui ci stava, ma va bene. Continuiamo verso la 17ª partita. Questa partita sarà tosta, devo dire, non tosta, tostissima, ma vedremo insieme come andrà a finire, anche se io so già il risultato, ragazzi. Al 25esimo succede che perdo 3-0, disconnessione ai server, unica disconnessione di FUT, di conseguenza la partita viene persa a tavolino per 3-0. Io in quel momento ho detto vaffanculo e ai server di merda che mi hanno fatto perdere una partita che non stavo nemmeno giocando malissimo. La prossima partita è la 18ª, ragazzi, in questo episodio davvero tante partite. Arriva la cazzata, col colpo di testa lì non si può fare, però poi ci pensa Belotti dopo una decina di minuti circa, regalarci il gol del pareggio con un bel tiro a giro. Ragazzi, Belotti sa tirare bene anche a giro. Arriva anche il 2-1 con Lukaku al 29esimo, è una cosa positiva, Lukaku segna, però un altro errore, un'altra cazzata difensiva, chissà, questa volta con Karsdorp, e arriva il gol. Due cazzate difensive e due gol, qui in questo caso il difensore centrale mio se l'è perso a Vardy, e arriva il 3-2, vittoria rimonta per il mio avversario che mi ha fatto davvero davvero incazzare. Anche in questa occasione ci stava un pareggio sulla carta. La 19ª partita, è una bella squadra comunque, è un'ibrida con Suso, Icardi, Gomez, Isco, davvero molto interessante come squadra, e la partita sarà abbastanza dura. Ma andiamo in vantaggio al quarto minuto con De Rossi. Vi dico già che questo sarà l'unico gol di questa mia partita, non l'unico gol della partita, perché poi arriva il gol di Suso. Io volevo chiudere il sinistro, ma non mi aspettavo, scusate, che tirasse subito di sinistro. Ci sono un attimo rimasto così. Poi però c'è la cazzata di Perin al 95esimo, al 96esimo praticamente, arriva il gol. Però non 96esimo dei tempi supplementari, ragazzi. Infatti poi arriva il 3-1 al 119esimo, scusate, perché siamo arrivati anche ai tempi supplementari, e la mia squadra purtroppo ai tempi supplementari non regge tantissimo. Infatti ho cercato sempre di non arrivare ai supplementari. Con questa partita si ottiene la quarta sconfitta di fila, e chissà che anche questa non la vada a perdere per fare la quinta sconfitta di fila. Infatti parte benissimo con un gol del mio avversario al 14esimo, ma non ci demoralizziamo, con Zielinski che fa un bel cross per De Rossi. Davvero Zielinski, mamma mia, ragazzi, un centrocampista forte. E al 40esimo De Rossi, insacca questa bel cross. Ancora un altro cross che tabaltè per Zielinski, questa volta fa il 2-1 per la nostra squadra al 43esimo. In questa occasione il corner per la testa di non so di chi, c'è, se non sbaglio, Cancelo sul palo, e fa fare la papera a Perin. Ragazzi, Tolisso si stava tirando bene, però non era un gol volontario. Poi in questa occasione arriva l'autorete del portiere avversario, quindi gol di merda fai, gol di merda subisci, la regola del calcio tra virgolette. C'è un calcio di rigore, ero indeciso di farlo battere a De Rossi o meno, e infatti è stato un errore perché me l'ha sbagliato, ma mi ha capito l'intenzione dell'avversario ed ovviamente si è buttato verso il lato giusto. La partita termina con questa vittoria, dopo 4 sconfitte arriva una vittoria, e ci sta, ragazzi, secondo me lo fanno anche apposta a farti vincere, così poi non ti demoralizzi troppo nel vedere 5-6 sconfitte di fila e poi continui la Weekend League. Questa è l'ultima partita e sarà una partita nel quale vedremo un'altra Premier League, davvero Premier League, tante tante tante. Il modulo è un 4-3-3, il mio modulo è un 4-3-3
con il mediano, perché mi serve un mediano. Arriva il gol al 78esimo, verso la fine praticamente della partita, però poi arriva anche il 2-0 con questa cacata praticamente di Lukaku. Perin non riesce a respingere correttamente, arriva il secondo gol. Questa partita è persa per 0-2 ed è anche l'ultima partita di questo episodio. E ragazzi, ditemi voi com'è andata la vostra Weekend League, ditemi cosa ne pensate di queste clip, cosa ne pensate delle mie prestazioni in campo. Se il video vi è piaciuto, ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e non dimenticate di mettere un bel mi piace alla pagina Facebook. Alla prossima!